ci raccontano il legame più intimo tra gli uomini, i territori incantati e le città maestose. Sono il sapere guardiano della nostra storia. Sono l'eredità di tradizioni secolari che rivivono, incastonate dentro antichi gesti sapienti, nelle mani di nuove generazioni. Ci dicono chi siamo oggi, mentre ci sussurrano del futuro, che ben custodito dentro i nostri prodotti porta con sé la nostra arte più grande, l'arte del vivere. E non c'è valore più importante da proteggere, né merce migliore da esportare. Buongiorno a tutti, sono Robert Piattelli e sono il coordinatore del palinsesto scientifico di Focus Città e Siti UNESCO, che è una parte che si integra con il World Tourism Event, Salone del Turismo. Siamo in diretta, stiamo trasmettendo dal Palazzo della Ragione a Padova. Io vengo da Firenze, quindi insomma, ed è un posto incredibile, che ricordo che è uno degli 8 siti di Padova UNESCO, che è stato riconosciuto a luglio di quest'anno. Posto favoloso. Allora, iniziamo la seconda giornata di Focus Città e Siti UNESCO con un'intervista con Claudio Ricci, che vedo con un bellissimo scenario, paesaggio. Buongiorno e grazie, Claudio, della cortese ospitalità. Ci mancherebbe altro. Mi dispiace non farti vedere, se lo vedi soltanto a pezzettini. È veramente un palazzo incredibile, Claudio. È una finestra sulla bellezza proprio, anche questa. Sì, ho avuto modo di visitarlo e ricordo anche altre edizioni del Salone Mondiale del Turismo nei siti UNESCO, che credo oggi abbia raggiunto in questa edizione anche una maturità tecnica nel quadro appunto della promozione dei siti italiani. Senti Claudio, io approfitto perché nel tuo ricchissimo curriculum sei stato anche sindaco di Assisi, o sbaglio? Sì, ho svolto un servizio presso la Serafica Città per circa 20 anni, in numerosi ruoli, fra cui vice sindaco e sindaco per 2 mandati. Un'esperienza che, come direbbe Giorgio Rapira, in un comune nel quale si fanno 2 tipi di esperienze. La prima, quella operativa in un territorio molto diffuso. Il secondo comune, la seconda esperienza, è quella di una città di rilievo italiano e soprattutto internazionale, in un periodo caratterizzato dagli anni 1996-97 e successivi di ricostruzione e riqualificazione dopo il sisma del 1997. Vorrei soltanto citare un dato: sono stati realizzati un numero di interventi fra restauri, opere, infrastrutture, riqualificazioni urbane di circa 4.000 interventi in un territorio molto ampio che, come noto, include Assisi, Santa Maria degli Angeli e numerose frazioni e paesi del territorio. Ora ti do la parola più libera, però ti faccio un'ultima domanda perché è molto ghiotta l'occasione che tu sia no, qui. No, ma dialoghiamo. Molto volentieri. Dialoghiamo. Senti Claudio, abbiamo fatto tutto in questa edizione, abbiamo fatto un po' di paralleli fra Giotto e i Santi, fra Padova e Assisi, e ci sono dei punti in comune, insomma, cercando di capire che forse più naturalmente più Assisi in chiave di capacità attrattiva è la devozione verso il santo, che è più forte rispetto al Sant'Antonio di Padova. Ti ringrazio di questa domanda e innanzitutto c'è un fondale che tu mi hai chiesto poc'anzi che devo spiegare, è in realtà la copertina del libro,
Finestre sulla bellezza, il sottotitolo del libro comunque declina i temi che sono quelli del viaggio e della accoglienza turistica nel paesaggio italiano. Quella che state vedendo sul mio sfondo, che poi è anche la copertina, è la vista della Val d'Orcia. La Val d'Orcia, come noto, è un sito patrimonio mondiale UNESCO dal 2004. E questa vista però si ha da Pienza, in particolare, una vista mirabile, che in particolare si ha da Palazzo Piccolomini a Pienza. Come direbbe e dice spesso il professor Antonio Paolucci, il luogo dove ti trovi, il luogo della copertina del libro Finestre sulla bellezza e anche Assisi, sono luoghi, come spesso ci ricorda Antonio Paolucci, nei quali si ha l'idea del riflesso in terra della Gerusalemme celeste, tale la meraviglia, anzi la miniera delle meraviglie. Torno alla tua domanda, Giotto. Come tutti sanno, Giotto è colui che amplia i livelli dimensionali. E peraltro c'è una stretta correlazione tra il Giotto di Padova e la seconda venuta di Giotto ad Assisi. Come noto, il primo cantiere di Giotto, quello della Basilica Superiore di San Francesco, si erge dal 1295 al 1298. È un grande cantiere della cultura europea. Tu immagina che lì lavorarono circa 100 fra artisti, artigiani, provenienti d'Oltralpe, come veniva citato, provenienti dalla scuola romana, dalla scuola senese, dalla scuola fiorentina. E lì si determina uno dei primi grandi cantieri della cultura europea. Questo è il primo Giotto, è il primo momento, il primo grande cantiere. E poi c'è un Giotto che arriva di nuovo ad Assisi nell'anno 1307, proprio dopo i suoi lavori presso Padova, ed è il Giotto maturo, è il Giotto della consapevolezza, il Giotto che rielabora le sue prospettive tridimensionali, è il Giotto che realizza nella Basilica Inferiore un'opera a cui io spesso mi riferisco, in cui lui descrive la città ideale, la città tridimensionale ideale, con cui riporta poi anche la Santa Famiglia che torna a Nazareth. E l'affresco a cui mi riferisco, peraltro, è diviso in due. Nella parte superiore, la tridimensionalità di una città ideale, potremmo definirla la visione anche di un'anima mundi, la visione della energia cosmica. Ognuno di noi vede in questo ciò che rappresenta nell'ambito della sua idealità. E nella parte inferiore invece la Santa Famiglia che torna a Nazareth. Ecco i due momenti a cui siamo chiamati, l'ascesi celeste, però anche il misurarsi con l'umanesimo della quotidianità. Quindi vorrei citare e concludo che sì. Ad Assisi complessivamente siamo di fronte a qualcosa come, includendo il dato che sto per dare, include la Basilica Superiore di San Francesco, le altre basiliche di Assisi, i luoghi affrescati. Immaginate che ad Assisi abbiamo circa 20.000 metri quadrati di affreschi. E sempre stando al professor Antonio Paolucci, questo grande cantiere della cultura europea che si somma alla nascita dell'umanesimo, con Francesco nell'altro c'è sempre comunque un valore di dignità che va assicurato con il senso di comunità, ma nella vicina Perugia nasceva anche una delle università principali italiane. Questi tre elementi, la cultura, l'arte, la dignità e la scienza, la sapienza, danno vita a quel senso di regalità a cui il nostro paese, anche con i siti UNESCO italiani che voi state promuovendo e a cui io mi riferisco nel sito anche Finestre sulla bellezza, richiama.
Senti Claudio, allora se, due cose, la prima proprio sì o no, quindi il secondo cantiere di Giotto, lui patrimonializza l'esperienza di Padova quando scende giù, è migliorato tecnicamente anche? Dunque la sua valenza si vede già nella parte superiore di San Francesco, nella Basilica Superiore, il primo Giotto, quindi come allievo di Cimabue. Vorrei soltanto darti un particolare. Quando lui affresca le mani di San Francesco, che dialoga, parla con gli uccelli, in una delle 28 storie francescane, passa giorni e giorni a dipingere le mani, perché voleva dare alle mani un particolare segno di riferimento, una particolare armonia, perché quel San Francesco ritratto da Giotto ha la bocca chiusa, quindi parla agli uccelli con le mani, con i gesti delle mani. E il secondo San Francesco è un secondo Giotto che arriva nell'anno 1307, un Giotto certamente più maturo, le sue linee sono linee che probabilmente attraverso l'età hanno assunto una regalità, una magnificenza, e lo si vede appunto nell'affresco che citavo, in cui alla Basilica Inferiore, fra le numerose cose, delinea appunto la sua città ideale. Sì, direi che il secondo momento di Giotto ad Assisi è certamente, dal punto di vista artistico, non sono certo io a declinarlo, mirabili molto più di me lo hanno già fatto, è quello più maturo. Peraltro, curiosità che cito insieme a Palmerino di Guido, è un nome di un artista forse meno noto, ma era il suo capocantiere. Palmerino di Guido firma insieme a Giotto proprio il contratto che è stato ritrovato, con cui lui realizza le opere dall'anno 1307 in poi ad Assisi. Comunque io forse facevo una forzatura quando ieri ho discusso di questi temi anche con altre persone, di riuscire a scindere qual è l'attrattore Giotto da qual è l'attrattore San Francesco. Non si può. I due elementi non sono diciamo separabili. Potrei fare molte citazioni, ma certamente i due momenti non sono separabili, perché gli affreschi di Giotto risentono fortemente di quella che era l'esigenza in quel momento del francescanesimo. Rappresentare in immagini, rappresentare come se fosse un film, in realtà le 28 storie francescane della Basilica Superiore, ma anche parte di ciò che viene nella Basilica Inferiore, sono un film che in maniera autentica, semplice, emozionale, accompagnava i pellegrini in questa visione di quella che era stata l'opera di San Francesco, che poi si racchiude sui due elementi che già citavo: la dignità da dare ad ogni persona e il senso di comunità. Ma certamente Giotto e quel Giotto non sarebbe esistito se non per la valenza di ciò che stava delineando, e cioè i valori del francescanesimo, che poi sono valori di dialogo accolti da tutte le culture, da tutte le religioni del mondo. Claudio, un'altra cosa che poi ti faccio parlare un po' di che cosa troveremo da ottobre nel tuo libro, che sarò uno dei primi ad acquistarlo. Grazie, grazie molto. Claudio, è pre-Covid, ok? Tutti quei pullman di turismo organizzato, che possiamo inserire nel cluster turismo religioso, insomma, no? In cui Assisi è una porta. Che tipo di grado di consapevolezza di tutto quello che ci stai raccontando hanno? Cosa gli è stato raccontato per ingaggiarli in questo viaggio ad Assisi? Dunque, voglio dirti... Generalmente, eh? Sì, voglio dirti che negli ultimi 30-35 anni, quelli che sono stati poi
la mia esperienza nel quadro manageriale pubblico-privato e anche per i ruoli che ho ricoperto, ne cito due, quello di essere stato presidente dell'Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO e anche essere stato delegato nazionale per tutti i comuni italiani sul turismo in sede ANCI. Credo che negli ultimi 30-35 anni l'idea dell'autobus con il pellegrino che arriva in un luogo anche con valenza culturale, religiosa, come Assisi, ma come molti altri luoghi italiani, si sia, come dire, declinato in un modello di persona che in realtà in questi luoghi va a cercare un proprio momento di interiorità, anche culturale. Molte delle persone che arrivano ad Assisi, anche con valenza religiosa, in realtà in quel momento stanno cercando una propria risposta alla interiorità emergente con tutte le problematiche che conosciamo anche dopo il 2019. E quindi sempre più è difficile trovare un pellegrino che arriva soltanto per gli aspetti di religiosità popolare. Sempre più arriva perché si attende un'accoglienza vera e poco costruita. Cerca il particolare, cerca la qualità, cerca un momento dove ascoltare il silenzio, meditare un paesaggio, fermarsi vicino ad un'opera, un bene culturale. Il mio libro riformula questi aspetti ed erano aspetti, ti posso dire, già emergenti prima dell'anno 2019. Io cito pochissime volte la parola coronavirus nel mio libro Finestre sulla bellezza, anche perché è una parola di cui si è detto tutto e il contrario di tutto, potremmo dire che ha esaurito la sua funzione semantica, mentre cerco di riportare il senso del turismo a un turismo meno industriale, meno estrattivo, a un turismo che vuole non solo vivere esperienze, ma vuole vivere fabbriche di ricordi utili. Un turismo che cerca il particolare, la qualità, gli itinerari migliori, lo strisciare nel territorio e dove il vero prodotto, ecco questo è uno dei punti nodali, il vero prodotto di un luogo che vuole essere attrattivo non è pensare ai turisti. Io arrivo al paradosso che chi vuole promuovere una località turistica non deve pensare ai turisti, ma deve pensare a ricreare quei servizi e quelle atmosfere che sono innanzitutto utili ai residenti. Solo nel momento in cui abbiamo ricreato dei servizi e delle opportunità che fanno vivere i residenti nel modo migliore, nella loro quotidianità, quei residenti sono in grado di non solo accogliere i turisti, ma ospitarli i turisti con un senso di attesa. Io per esempio nel libro faccio capire la differenza tra ospitare un turista, accogliere un turista o attendere un turista. Attendere un turista significa creare quelle atmosfere emozionali, quella empatia che poi ovviamente il turista apprende e sente quando per esempio chiede un'informazione ad un residente o a un vigile urbano. E questa informazione magari viene data con quel senso di empatia, di valore percepito, che poi è l'aspetto più importante per attivare quel passaparola positivo, nodale soprattutto per promuovere i piccoli luoghi. Vorrei ricordare il paradosso del 60%. Noi viviamo in un momento dove il 60% di noi si informa attraverso la iper social multimedialità, ormai anche i nomi non si trovano facilmente, ma paradosso sempre il 60% sceglie
la località turistica, e questo vale anche per altri prodotti, dal racconto di amici, parenti e conoscenti, e questo sia con il passaparola fisico, ma anche con quello che è poi il passaparola telematico multimediale. E quindi, se dovessi dare un consiglio, oltre a lavorare per piani di sviluppo turistici a ogni livello, è quello di ripartire dalla formazione diffusa, che implementi la consapevolezza su tutti, residenti ed operatori, di ciò che significa pianificare un livello di accoglienza adeguato. E il libro viaggia su questi elementi ed è diviso in tre parti. Vorrei soltanto fare questa volée organizzativa del libro. La prima parte sono 100 finestre, brevi, per coloro che magari distrattamente aprono una di queste finestre. La semantica è semplice, aperta, e attraverso la lettura di questa finestra, che sia un residente in un luogo turistico, un amministratore o un imprenditore, attraverso magari la lettura di questa finestra breve può delineare qualche riflessione a lui utile. La seconda parte del libro sono 8 temi che vengono approfonditi, anche 8 temi curiosi, ne cito soltanto due. Uno doveroso sui 50 anni che compirà nel 2022 la lista del patrimonio mondiale per quanto riguarda i beni culturali e naturali. La convenzione nasce, come noto, nel 1972, 16 novembre a Parigi. Nel 2022 saranno 50 anni e una di queste volée di approfondimento è dedicata ai 50 anni dalla World Heritage List, dalla lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO. Ma di queste 8 volée ne cito un'altra molto curiosa. Ho messo in parallelo le forme antiche di comunicazione, te le ricordi, quelle che svolgeva Enit con quei manifesti bellissimi. Sì, lo sai che li stanno recuperando per delle campagne. La sì. prossima sarà a Venezia, proprio a ottobre. Bellissimi. Hanno digitalizzato tutto il patrimonio dei poster storici, di tutta la storia. Anzi, invito alla consultazione di un bellissimo libro che Enit ha fatto per i 100 anni, riportando molti di questi manifesti. E mi chiedo, che senso aveva questa comunicazione rispetto a quelle più moderne? Ne cito una di cui si è parlato molto, la nostra brava Chiara Ferragni, che ovviamente alle Gallerie degli Uffizi di Firenze si fa fotografare con alle spalle la Venere di Botticelli, e ovviamente la fotografia finisce in Instagram. Io cerco di mettere in correlazione questi due momenti di comunicazione, ammonendo però su un concetto. Chi ha avuto come me esperienze anche con amministratori delegati di aziende che si occupano di ipersocial comunicazione apprende che anche una fotografia su Instagram ha una durata, in termini di incisività, di 24-48 ore. Cioè, se io devo fare un'operazione a breve, sì, forse conviene investire in social multimedialità. Per esempio, se sono un agriturismo, vedo che è venerdì, probabilmente c'è il sole nel fine settimana, gli italiani in Italia prenotano all'ultimo momento, e allora forse una campagna social multimediale in Instagram con una bella immagine, magari realizzata per Instagram. Ecco, questo è un altro difetto. Molte immagini che vengono utilizzate sono già pronte. In realtà bisognerebbe realizzarle tecnicamente per lo strumento a cui si pensa. Allora Instagram può essere uno strumento nel breve periodo
diciamo significante, ma se sto immaginando una promozione nel lungo periodo, devo tornare alle forme più tradizionali di comunicazione e commercializzazione. Senti, quindi Claudio, il nostro tempo purtroppo è scaduto. Io sarei con te molto di più, perché però spero che ci siano anche altre occasioni sempre in questi contesti. Sì, mi farebbe molto piacere continuare questa conversazione. Volevo ricordarti soltanto la terza parte del libro. Dimmi. La terza parte del libro, molto curiosa, perché per quelli che non hanno volontà di leggere una finestra di poche righe e men che meno un approfondimento, la terza parte è molto curiosa. Ho scelto 17 immagini molto particolari, molto evocative, guardando le quali si ha anche la pretesa, un po' di santa vanità, come citava Sant'Agostino, occorre sempre metterla, si ha, come dire, la pretesa in 17 immagini di, come dire, sintetizzare almeno qualche concetto di finestre sulla bellezza. Ricordo quello che citavo, non pensiamo solo alla social multimedialità. Qualche giorno fa Philip Kotler, che ho la fortuna di conoscere, fa uscire un libro, Marketing 5.0, in cui lui, che ha parlato molto di tecnologia, ci invita a tornare a forme di commercializzazione oltre e promozione molto legate a ciò che chiameremmo umanesimo. Ecco, bilanciamo la social multimedialità con il ritorno alle forme di comunicazione umanistica. Grazie Claudio, alla prossima occasione ti manderò il link fra una settimana, grosso modo avrai il girato e quindi ti potrai rivedere completamente. E quindi la santa vanità di Sant'Agostino, esatto, troverà la sua via. Allora, dall'autore delle finestre sulla bellezza, Claudio Ricci, Morlacchi Editore. Ti dà appuntamento a ottobre per l'uscita del libro e noi lo salutiamo. Ciao. Grazie molto. Finestre sulla bellezza, Morlacchi Editore, Perugia. Ciao, grazie. Grazie, buona giornata. 3 minuti e 5 minuti, iniziamo con la Sicilia. Specchio della sua storia. L'Italia è piena di bellezza. La possiamo ammirare e possiamo immergerci. Ma forse niente la racconta meglio dei suoi.